music, news, sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Marco, iniziamo dalle tue condizioni fisiche. Sei stato visitato, se non sbaglio, nella tua Brescia un paio di giorni fa. Come stai? Descrivici un po' il tuo problema. Sì, diciamo che ho fatto i primi giorni sempre a fare doppi allenamenti e sono 2 anni che non faccio un ritiro, quindi ne ho risentito magari. Però il lavoro atletico lo sto facendo tutto, a pari con i compagni, mi manca solo un po' la palla, ma arriverà presto questo. Ecco, come ti senti allora dopo 2 anni di ritiro? Ah, molto bene, molto bene. Non avevo più voglia di stare a casa. E invece con la squadra come ti sembra? Domenica l'hai vista da fuori qua da questa panchina. Sì, no, la squadra sembra molto molto forte e soprattutto completa. Com'è che sei arrivato a Lecco? L'anno scorso hai avuto un'esperienza breve e non troppo fortunata fuori, almeno dal punto di vista delle presenze. Certo, mi ha contattato Gizzarelli, il direttore, e mi ha mostrato un po' com'era la situazione qua, e secondo me era molto molto valida, e vediamo di rilanciarmi e soprattutto di far bene con la squadra. E com'è che un giocatore di 27 anni con tante presenze in Serie B a Brescia, da protagonista, anche campionato da titolare con circa 25 gettoni, è finito a giocare in Serie D per la prima volta nella tua carriera? Ma giocare in B, C, D non vuol dire, dipende dalla piazza. Qua Lecco merita ben altro e speriamo che di arrivare all'obiettivo. Bocca al lupo, Marco. Grazie mille. News, sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.